Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sulla vicenda che riguarda le piscine Lenaiadi. Abbiamo partecipato per spirito di servizio. Questo è il commento in conferenza stampa questa mattina del presidente del club acquatico Riccardo Fustinoni dopo la revoca della gestione dell'impianto Lenaiadi di Pescara. Stefano Recanati. Dopo la revoca da parte di Arecom, agenzia regionale dell'Abruzzo per le committenze della gestione delle Naiadi da parte del club acquatico, il presidente della società natatoria pescarese, Riccardo Fustinoni, ha incontrato la stampa per illustrare la posizione della società. Il nostro interesse era mantenere aperto l'impianto e ci siamo messi in gioco completamente, anche con dei rischi, perché gestire le Naiadi non è facile. Abbiamo dimostrato che comunque le capacità le abbiamo e le avremo anche in futuro. Purtroppo abbiamo riscontrato, quello che secondo noi è stato un po' un attacco a 360 gradi sulle nostre capacità. La regione stessa certamente ci ha spinto in questo sì a riaprire subito, ma perché era anche nel contratto, cioè non nel contratto, il contratto non è stato sottoscritto chiaramente, quindi non siamo neanche mai entrati nella gestione ventennale, ma ad oggi in realtà noi parliamo ancora di una gestione che è in via d'urgenza per i 4 mesi. Sulla fideiussione e polizze assicurative, Fustinoni si dice sereno, data la validità dei documenti prodotti dai consulenti. Per noi è tutto regolare, poi se verranno fuori dei riscontri diversi, chi ha prodotto, chi ha commesso degli errori, si assumerà le proprie responsabilità. Una revoca che non ha tenuto conto delle esigenze degli atleti. In un mese sono rientrati circa 1.300 utenti e 6 associazioni su 7. Sono stati riassorbiti 4 dipendenti e assunte altre 4, oltre a 27 collaboratori. Un investimento di 80.000 euro per riaprire più 80.000 euro per il nuovo allaccio del gas. La palla adesso passa nuovamente in mano alla politica. La politica ha sempre 3-4 soluzioni e dicono sempre che sono quelle valide. Spero che una venga fuori immediatamente e che possano riaprire subito. Certo che potevano, a mio avviso, lasciare il club acquatico, visto che oggi l'impianto è a norma e noi siamo attivi in tutto e per tutto. Anche con qualsiasi tipo di soluzione, ma c'era già un contratto che ad oggi, senza la revoca dell'Areacom, era attuale, attivo fino a dicembre, potevano tranquillamente mantenere quello e far sì che tutte le società potessero usufruire, tutti gli utenti sfruttare i loro abbonamenti e almeno proseguire fino a dicembre e trovare poi le soluzioni. Comune va bene, andiamo avanti col comune. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo insieme al SIB, Sindacato Italiano Balneatori, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga delle concessioni balneari. Cassata la sentenza, toccherà ora al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, tenendo conto anche delle nuove leggi che Parlamento e Governo hanno ratificato dopo la precedente sentenza. Si tratta di una sentenza molto importante. Sono orgoglioso perché siamo l'unica regione italiana ad aver difeso i diritti dei balneatori, e questo è il commento del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. E personale ANAS al lavoro tutta la notte, cambiamo argomento, per il monitoraggio della rete stradale colpita dal maltempo e per i primi interventi nelle gallerie chiuse sulla tangenziale di Pescara. Attualmente permane la chiusura temporanea della galleria San Silvestro in entrambe le direzioni, in località Francavilla al Mare, dal chilometro 12 al chilometro 15,8 a causa del cedimento di una parte del rivestimento laterale all'interno. Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche tecniche per programmare gli interventi di messa in sicurezza. Il traffico è ancora deviato sulla viabilità locale. Per quanto riguarda la galleria San Giovanni, invece, è stata riaperta in entrambe le direzioni dopo l'allagamento di ieri sera. Sul posto è presente il personale ANAS per la gestione del traffico e per consentire appunto le riaperture nel più breve tempo possibile. Su questo argomento il deputato del Movimento 5 Stelle,
Daniela Torto ha detto: sto depositando un'interrogazione parlamentare, l'ennesima purtroppo, che riguarda lo stesso tema, per cercare di capire se ci siano, al di là delle carenze manutentive, dei problemi strutturali che si accentuano in presenza di precipitazioni atmosferiche. Occorre stabilire le reali motivazioni di questi crolli e infiltrazioni d'acqua al fine di intervenire in maniera efficace. Quali iniziative urgenti intende intraprendere il ministro Salvini per risolvere i problemi infrastrutturali e quali azioni porterà avanti per accertare le eventuali responsabilità? I cittadini, conclude Torto, hanno diritto di sapere di potersi spostare in sicurezza. E all'Aquila, invece, a seguito degli eventi sismici della giornata di ieri, a titolo precauzionale l'attività didattica è sospesa per la giornata di oggi anche nelle scuole dei comuni di Tornimparte e Scoppito. Entrambe le amministrazioni hanno redatto ordinanze specifiche, decisione analoga per le scuole del capoluogo e per l'Università dell'Aquila, con didattica sospesa nelle varie facoltà. L'attività di ricerche amministrative si svolgeranno in maniera regolare. Ieri, subito dopo le scosse, in alcuni edifici dell'università gli studenti sono stati temporaneamente evacuati e solo qualche ora dopo è stata disposta la sospensione della didattica. Nella giornata di oggi non sarà possibile per gli studenti accedere a biblioteche, aule e sale studio dell'Ateneo. E adesso andiamo a Pescara, secondo giorno di Visionaria, il forum dell'innovazione. Allora andiamo proprio da Paolo Renzetti in collegamento con un ospite, il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche al tuo ospite. Grazie, grazie Jacopo. Collegamento in diretta con la splendida location del Marina di Pescara. Siamo all'interno del Palabecci, come giustamente ricordavi tu, per la seconda giornata di Visionaria, forum dell'innovazione organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara. E noi abbiamo al mio fianco, come hai già ricordato tu, lo ringrazio, lo saluto con grande piacere, il presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever. Buongiorno presidente. Buongiorno. Grazie per aver accolto il nostro invito per parlare di questo appuntamento, un appuntamento a cui la Camera di Commercio Chieti Pescara tiene in maniera particolare. Sì, la Visionaria nasce in un periodo brutto della nostra storia, nasce durante il lockdown e nasce con l'intento, perché volevamo dare un contributo al paese in un momento così triste, e così abbiamo ideato di fare un evento per analizzare e dare un contributo anche criticando quello che succede nel paese. Per cui quest'anno abbiamo iniziato ieri mattina con una prima tavola rotonda sull'energia e abbiamo posto ad illustri relatori cosa intendiamo effettivamente per transizione energetica e a che punto siamo. La trasmissione ha avuto, a mio avviso, un ottimo risultato. C'era il presidente del GSE, senatore Arrigoni, c'era l'ingegner Spezie di Terna, c'erano due docenti universitari, c'ero io, e praticamente si è riuscito a definire cosa occorre per una transizione per abbandonare il termoelettrico e andare verso diciamo un'energia rinnovabile. Dopo un colloquio tra le parti, giustamente, pur riconoscendo le difficoltà che ci sono e gli anni che ci vogliono, perché per avere una transizione energetica dobbiamo parlare da 20 a 40 anni, per cui non è che si fa dalla sera al mattino, però bisogna, si è condiviso che rasenda l'impossibile raggiungere la transizione energetica se noi non siamo in grado di raddoppiare la produzione attuale dell'idroelettrico, perché è l'unica energia, è l'unico grande serbatoio che noi possiamo attingere quando serve.
siccome noi abbiamo bisogno di energia 24 su 24 ore per 365 giorni all'anno, dobbiamo, il nostro sistema nazionale elettrico deve garantire questo, per cui sì, io ritengo che è stata una mattinata molto molto importante. Questa mattina invece è stato un altro evento bellissimo perché abbiamo visto tantissimi studenti delle scuole partecipare. Esatto, ma dicevo bellissimo per questo, abbiamo incontrato tanti giovani e con questi giovani praticamente c'è stato il giornalista Pagliai che ha fatto vedere un filmato interessante, abbiamo premiato diverse scuole che si sono praticamente aggiudicati dei premi per i progetti fatti, è stato un momento emozionante vedere questi ragazzi dare un premio al loro lavoro e poi nella conclusione mi sono permesso di dare loro un consiglio. Consiglio che voglio ripetere non solo a quei giovani ma anche a chi ci ascolta, e ho detto ragazzi, siccome dal filmato avevamo visto una foresta amazzonica che veniva distrutto da impianti petroliferi che poi sembrava deserto, e allora ho voluto dire ragazzi, è stato un filmato bellissimo, però noi siccome dobbiamo crescere con l'idea del rispetto, perché se noi nella vita togliamo il rispetto verso gli altri non ha più modo di esistere la nostra esistenza, e allora noi dobbiamo fare anche in base a quello che abbiamo visto a quel filmato, dobbiamo tener conto che la foresta andava salvaguardata, non doveva accadere quello che abbiamo visto lì. Però bisogna che consentiamo pure a fare quelle ricerche petrolifere, perché nella civiltà attuale è indispensabile. Detto questo, che può sembrare una cosa scontata, ma no, perché non volevo neanche che i ragazzi si convincessero che fosse tutto negativo il problema della ricerca. E allora ho detto ragazzi, il consiglio che vi do, imparate a rispettarvi l'uno con l'altro, perché solo con rispetto possiamo andare avanti. Vediamo le guerre che ci stanno adesso in Russia-Ucraina, in Medio Oriente e quante altre ancora di guerre che non se ne parla ma ci sono. Il tutto nasce dalla mancanza di rispetto. L'educazione che i giovani avremmo dovuto sempre avere, ma io oggi mi permetto di consigliare ai giovani, avere rispetto per la convivenza, perché se vogliamo un futuro di benessere dobbiamo consentire che esiste l'agricoltura, l'industria, il turismo, l'ambiente in generale, perché guai a rovinare l'ambiente, ma la storia ci insegna, la tecnologia ci insegna che si può far convivere nella maniera corretta il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione dell'industria e l'ottimizzazione dell'agricoltura, perché ricordiamoci, si mangia solo dall'agricoltura. Grazie Presidente, in chiusura ricordiamo che nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda per parlare di imprenditoria femminile, poi mi consente una battuta, da dopodomani inizierete a lavorare per l'edizione 2024 di Visionaria. Domani ci sarà, oggi pomeriggio c'è ancora lo chiamiamo così, il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, è un organismo di Union Camere, e anche questo è un evento di tutto rispetto, perché andiamo a dialogare con quelle donne capaci, con quelle donne che hanno dedicato la loro vita a fare impresa, però io ripeto, non sono sempre d'accordo quando si parla di imprenditoria femminile come se fosse un'imprenditoria diversa. L'imprenditore vero non ha sesso, l'imprenditoria è maschio o femmina, è uguale, l'imprenditore nasce da una vocazione, la vocazione lo può avere un uomo e una donna, per cui viva gli imprenditori! E con questa direi significativa dichiarazione del Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever, possiamo concludere qui dalla Marina di Pescara, dal Palabecci, linea che può tornare allo studio. A te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, ovviamente grazie al Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever. Noi andiamo avanti con il nostro
Telegiornale, presidio di protesta davanti all'Agenzia delle Entrate di Pescara questa mattina per lo sblocco del fondo salario accessorio bloccato dal lontano 2014. Questa mattina a Pescara un presidio davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate per chiedere cosa e per tutelare ovviamente il lavoro di tutti quanti quelli che lavorano e orbitano intorno a questo settore. Noi siamo qui per chiedere con forza la rimozione del blocco del salario accessorio per i lavoratori delle agenzie fiscali, che sono una delle poche amministrazioni che lavorano per convenzione col Ministero delle Finanze. Quindi noi abbiamo degli obiettivi che non sono soltanto il contrasto all'evasione, ma anche servizi che forniamo a tutti i cittadini. Quindi dal 2014 noi, a fronte di un lavoro che è sempre in crescita, personale sempre in misura inferiore, ci troviamo col salario accessorio bloccato dal 2014. Non solo, anche i contratti sono scaduti ormai da 4 anni e il rinnovo sarà, come al solito, costituito da pochi spiccioli. Il presidio oggi è di tutti i sindacati rappresentativi, quindi CGIL, CISL, UIL, FLP e Confsalunza. Quali saranno i prossimi passi se non dovessero esserci poi degli obiettivi raggiunti? Allora, noi oggi abbiamo anche una manifestazione davanti alla sede del Ministero a Roma, a Piazza Mastai, con tutte le organizzazioni sindacali. Se non ci dovessero essere risposte dalla politica, penso che inaspriremo la lotta fino ad arrivare a scioperi o altre forme di lotta. La vostra richiesta nel concreto qual è? Di sbloccare questo salario accessorio, che di fatto comunque viene erogato dal Ministero alle agenzie fiscali, che però rimane nel bilancio dell'agenzia, che lo utilizza per altri scopi che non sono quelli di retribuire i lavoratori per quello che fanno. Rete Ferroviaria Italiana attuerà nel fine settimana del 25-26 novembre una programmata serie di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea adriatica nei tratti compresi fra Pesaro e Fano, Marotta e Senigallia, Porto d'Ascoli e Giulianova e fra Francavilla e Ortona, per consentire la piena operatività dei cantieri. Da sabato 25 a domenica 26 novembre la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche già consultabili sul sito RFI. Lavori del valore complessivo di 5 milioni di euro, verranno impegnate circa 130 persone tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici. La ASL 1 deve assumere gli OS vincitori del concorso di fine 2019, altrimenti torneremo a farci sentire. L'appello arriva dal consigliere regionale pentastellato Giorgio Fedele. Andrea Costantini. La ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila deve procedere subito all'assunzione degli aventi diritto, i vincitori del concorso che era stato bandito nel 2019. Nuovo appello del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele in riferimento al concorsone degli OS, che vede in totale 586 operatori in graduatoria per la ASL 1. Da aprile 2023 l'azienda avrebbe dovuto assumere 400 operatori e invece ne ha assunti solo 85. Ieri il capogruppo di Fratelli d'Italia Verrecchi ha fatto sapere che ci sarà a breve un ulteriore scorrimento della graduatoria che dovrebbe portare all'assunzione di altri 100 OS, ma Fedele ammonisce. Siamo costretti a tornare a denunciare quella che è la situazione degli operatori sociosanitari. A distanza di 4 anni questa vicenda ancora non si risolve. La ASL da inizio 2023 ad oggi, per sua stessa dichiarazione, avrebbe dovuto procedere ad assumere 400 unità di personale, ad oggi ne ha assunte solo 85. È inammissibile che dopo oltre 1400 giorni dalla partecipazione a un concorso, alla luce del fabbisogno che noi abbiamo di questo personale all'interno dei nostri presidi, la ASL e questo centrodestra continuino a tergiversare, continuino a perdere tempo sulla pelle di tutti i cittadini abruzzesi e soprattutto sulla pelle e la dignità di chi il concorso lo ha vinto, è risultato idoneo e ha tutto il diritto di essere assunto. Io chiedo un intervento definitivo e immediato da parte del presidente Marsilio e dell'assessore Veri, perché si scriva una volta per tutte la parola fine su questa assurda vicenda. Si proceda immediatamente alle assunzioni previste per il 2023 e il 2024, altrimenti gli operatori sanitari, sociosanitari e il sottoscritto torneranno nuovamente a protestare in piazza. Domenica scorsa si è svolta l'ottava edizione del premio Medicina Italia, organizzato dalla Mutua Abruzzese Salute e della BCC di Cappelle sul Tavo. Tra i riconoscimenti
quello attribuito a Guido Morgese, direttore della clinica pediatrica di Chieti dal 1979 al 1994. Premio alla carriera nella 8ª edizione del Premio Medicina Italia a Pescara per il professor Guido Morgese, da Siena in Abruzzo. Un ritorno dal momento che è stato protagonista di stagioni indimenticabili con l'Università d'Annunzio. Sì, ritorno con piacere perché io sono molto legato all'Abruzzo, ho l'affetto per Abruzzo e per la gente d'Abruzzo e in fondo sono tornato perché qualcuno per affetto mi ha deciso di conferirmi questo premio, che non è un premio per me, è un premio per affetto. Com'è cambiata la pediatria dai suoi tempi, dai tempi in cui era in attività ad oggi? Migliorata enormemente. Quando io sono venuto nel 79 la situazione era veramente difficile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista delle strutture. Adesso con il professor Chiarelli la pediatria ha un ruolo importante non soltanto in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale, quindi è enormemente migliorata la pediatria. Ma da un punto di vista strettamente tecnico, quali sono le nuove frontiere della pediatria? Ma dal punto di vista tecnico sono fatti progressi in vari settori, sia settori della endocrinologia, diabetologia, reumatologia, sono malattie respiratorie, ci sono quindi grandi progressi che sono stati fatti dalla clinica pediatrica di Siena e insieme dal professor Chiarelli e dai suoi collaboratori. Professor Morgese, questo premio importante, importantissimo, a chi lo dedica? Lo dedico all'Abruzzo, all'Università di Siena Pescara, di Chieti Pescara e all'affetto e al calore dell'Abruzzo. Proseguono gli eventi in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. Il progetto Questo non è amore, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha visto la partecipazione dei ragazzi delle scuole di Pescara. Alla luce anche dei recenti fatti di violenza sulle donne, spesso sono anche i giovani che capitano in questo disagio. Come la scuola può essere d'aiuto a loro, ma anche alle famiglie? Allora, la scuola è in trincea, in primo piano, ed è sempre stata il primo luogo, il luogo privilegiato nel quale vengono colti anche questi segnali di comportamenti non corretti. I docenti hanno un'attenzione, hanno delle competenze anche psicoeducative, grazie alle quali riescono veramente a cogliere quando qualcosa non va. Diciamo che forse in questo momento c'è poca fiducia nei confronti della scuola, ecco, questa deve sicuramente aumentare, e sicuramente tutti gli sforzi anche istituzionali sono in questo senso. L'educazione all'affettività entrerà, ma direi che già c'è nella nostra scuola, magari sotto altra veste, ma c'è sicuramente questa attenzione. Io posso solo dire che la scuola non deve rimanere da sola, non può restare da sola, e che ben vengano tutte le progettazioni interistituzionali. Chiedo, i ragazzi hanno ancora fiducia della scuola, vista non solo come luogo di istruzione ma anche di socializzazione, di sfogo di certi problemi? Beh, ritengo proprio di sì. I ragazzi sono abituati a confrontarsi, i ragazzi sono molto meglio di quello che crediamo, i ragazzi sanno assumersi le responsabilità, sanno discutere dei problemi, sanno discutere di tutto ciò che comunque, sanno confrontarsi su tutto ciò che può in qualche modo determinare qualsiasi tipo di momento di ansia, di momento di scoramento, perché non dimentichiamo che abbiamo a che fare con adolescenti e quindi con un momento della vita particolare, chi di noi non lo ricorda? Da domani a domenica si svolgerà il Ciocco Festival a Chieti, tanti gli stand degustativi su Corso Marrucino, gli appuntamenti collaterali come laboratori per bambini ed esibizioni. Sabato sera il concerto di Simona Molinari, domattina alle 11 il taglio del nastro.
Assessore, torna il Choco Festival, un evento che la città attende con grande entusiasmo. Un evento importante di tradizione per il quale ringraziamo Confartigianato. Insieme al nostro vice sindaco, insieme al nostro sindaco abbiamo voluto mettere in campo tutte quelle azioni sinergiche per fare in modo che questa edizione potesse essere pienamente fruita dalla città, il tutto in un contesto di appuntamenti importanti e diciamo introduttivi anche a quello che poi sarà il Natale e saranno le iniziative che con il vice sindaco stiamo immaginando per la nostra città. Sarà un Choco Festival sicuramente di successo, ci auguriamo che il meteo possa accompagnare favorevolmente questa iniziativa. Ci attendiamo una grande risposta da parte della città. Choco Festival, un evento importante, qual è il programma di questa edizione? Un evento importante più che mai direi, perché quest'anno abbiamo ottenuto un sostegno importante da parte della Regione Abruzzo e grazie a loro siamo riusciti a far partire già l'evento lunedì scorso con uno spettacolo di Frank Gambale, uno dei più grandi chitarristi al mondo. L'evento clou è il concerto di Simona Molinari al Teatro Marruccino sabato sera e poi non ci faremo mancare tanta animazione per i bambini, visite guidate alla città, laboratori degustativi e tanta animazione per la città con una street band, con una Choco Parade, fabbrica del cioccolato per i bambini. Insomma, le attività sono davvero tante e cerchiamo di dare il meglio per la città di Chieti che ne ha bisogno oggi più che mai di vivere, di dare soprattutto ossigeno alle tante attività commerciali, artigianali e alle strutture ricettive che come sempre registrano il pieno, così diamo una mano a tutta la città. Sport calcio di Serie C, 21 punti in 14 giornate rendono il Pineto una delle sorprese più positive del girone B. Ma analizzando bene il percorso dei biancazzurri, quello che si scopre è che l'attuale posizione in classifica non è affatto una casualità. Una progressione che tiene il Pineto all'interno della griglia playoff confermata dopo l'ennesima sfida contro una big del girone B. Il pareggio col Perugia, il quinto 1-1 in 14 uscite è l'ennesima conferma di quanto questa squadra stia andando oltre le più rosee aspettative. 21 punti nel gruppo A3 con Pescara e Recanatese, ma i biancazzurri hanno una gara in meno e a pochi giorni proprio dalla sfida con i giallorossi di Pagliari. Trasferta insidiosa già affrontata in estate in amichevole precampionato. Partiamo dai numeri, un punto e mezzo a partita, la metà del bottino potenzialmente disponibile in una prima parte di torneo nella quale il Pineto ha giocato lontano dal Mariani Pavone, riabbracciato solo sabato pomeriggio nelle gare interne e poi in trasferta. In casa non ha mai perso finora, ha rischiato col Perugia qualche giorno fa prima della testata di Gambale nel tempo di recupero, specialità biancazzurra dell'ultimo periodo. Ma non aver mai lasciato l'intera posta nelle partite interne è già un segnale, soprattutto si è abbinato ai soli 3 gol lasciati agli avversari in quegli appuntamenti. Seghetti sabato, Corazza del Cesena e Gnacchitti del Pontedera gli unici a bucare Tonti quando il Pineto aveva il fattore campo a disposizione. Poi 4 vittorie con Rimini, Pontedera appunto, nel derby col Pescara e Fermana. In trasferta invece, come era prevedibile, qualche difficoltà in più. Il primo blitz è stato quello di Arezzo all'ultimo respiro, ma tendenzialmente la squadra di Amaulo fa più fatica ad andare a segno, perché con gli Amaranto d'Indiani sono arrivati 2 dei 5 sigilli totali lontano da casa. Quello di Pellegrino all'esordio a Gubbio, quello di Volpicelli a Carrara e quello di Teraschi a Pesaro, le altre 3 gioie. E spesso quando il Pineto non è riuscito a bucare le retroguardie avversarie è rimasto a bocca asciutta anche di punti. Nelle 3 sconfitte in campionato infatti sempre 0 gol, seppur con prestazioni molto differenti. Poi c'è il tema infortuni, specie in mezzo. Il forfè di Amadio sabato col Perugia ha scoperto ancora di più un reparto che già deve fare a meno di Pellegrino e Schirone. L'ex cremonese ne avrà ancora per un po' di tempo dopo la lesione al crociato rimediata col Pescara. Per Pellegrino invece i tempi dopo l'operazione dovrebbero essere più ristretti, ma è evidente che in quella zona di campo Lombardi, Germinario, Baggi e ora Foglia, insieme allo stesso Amadio, assente ad inizio stagione, saranno chiamati agli straordinari. Tutt'altra storia dietro, dove il tecnico ora può contare anche su un Villa che sta scalando le gerarchie difensive molto velocemente. Oltre a lui, in grosso Marafini, De Santis, Evangelisti e Di Filippo consentono di poter anche ruotare gli interpreti. Davanti invece chi ha riguadagnato un pizzico di abbrivi è proprio Gambale.
verbale in gol sabato, ma che ultimamente è stato scalzato un po' da Shaqiri in forma smagliante, posto che Volpicelli è intoccabile. Giambè invece ha saputo finora interpretare più ruoli, attaccante sì, ma più spesso esterno con vocazione offensiva. Reparto quello dei laterali che ha ritrovato anche Iaccarino, infortunio dopo la squalifica, oltre a Baggi, Borsoi e lo stesso Teraschi. A questo va aggiunto il rendimento incredibile di Tonti, uomo in più del Pineto, e che ha alle sue spalle un rincalzo di spessore come Mercorelli. Insomma, un traguardo, quello dei 21 punti a 5 impegni dalla fine del girone d'andata, che era GX sembra meno sorprendente di quanto si possa immaginare. In eccellenza il Città di Teramo concluderà il 2023 giocando 5 volte in casa su 6. Partite in programma tra campionato e Coppa Italia. Per Francesco Esposito un vantaggio da sfruttare con il centrocampista biancorosso, che sottolinea l'importanza di avere la miglior difesa. Ania Cantagalli. Giocare 5 gare su 6 al Bonoli sarà un vantaggio per voi? Casa nostra stiamo facendo molto bene, anche grazie al sostegno dei nostri tifosi, ma anche al fatto che il campo ci permette di imporre quello che è il nostro gioco, quindi ripeto, dobbiamo continuare su questa strada. Si comincia la prossima settimana con tre gare di fila in casa, il doppio confronto contro la Vastese e poi si conclude contro lo Spoltore. Sì, ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa gara di campionato. Noi cerchiamo di concentrarci partita dopo partita, quindi adesso siamo concentrati a portare a casa i 3 punti domenica. Il Teramo è una squadra che in 13 giornate ha una media gol di quasi 2,8 gol a partita. Tu che sei nella zona nevralgica, che cosa vuol dire avendo contemporaneamente anche la miglior difesa del campionato? Per esperienza sicuramente è molto importante avere una buona difesa prima che un buon attacco, poi è chiaro che una volta che sbloccate le partite cerchiamo di fare più gol possibile anche per dare fiducia ai nostri attaccanti. La Vastese è reduce da 3 vittorie di fila, ha risollevato un po' la propria classifica, voi lo avete già visto nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, che è una formazione complicata. Sì, abbiamo avuto modo di affrontarla in Coppa Italia ed è stata una partita molto tosta, anche perché il campo non permetteva di giocare palla a terra e loro sono una squadra molto fisica e aggressiva. Sarà una partita molto difficile. E le tue impressioni finora sul campionato di eccellenza abruzzese? È un campionato abbastanza equilibrato, però è chiaro che a quello che abbiamo visto fino adesso davanti ci sono 2 squadre che sono un gradino sopra le altre. Soddisfatto anche dei gol che stai trovando? Per me è una soddisfazione in più, ma l'importante è che si vincono le partite e che si riportano a casa i 3 punti. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ricordo che i contributi che avete visto sono a disposizione sul nostro sito web e anche sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.